Bella a tutti ragazzi, oggi sono qui con il video sul canale, oggi andremo a parlare un pochettino per quel che riguarda la modalità ranked, ovvero quella classificata. È stata introdotta da circa una settimanella e oggi si può tirare veramente le somme. Sono mancato anche per cercare di capire, di analizzare e per poi portare un video che può aiutare per quel che riguarda sul come salire facilmente in questa modalità classificata, ma anche per tirare le somme in generale su cosa ne penso, sulle cose che diciamo vanno sostanzialmente dette. Quindi non mi dilungo troppo, vi invito a iscrivervi al canale nel caso ancora non lo foste e di usare il mio codice creatore se vi piace il contenuto per supportarmi, che è Natsuki 1 tutto minuscolo, e entriamo subito dentro. Allora ragazzi, che dire, con cosa iniziamo? Modalità ranked, modalità classificata, nuovo competitive di Fortnite. L'arena ci ha salutato e troviamo questa modalità che può sembrare simile, ma in realtà non è. Primo punto per non similitudine è il fatto del siphon, ovvero la possibilità di recuperare 50 di vita o di scudo che sia ogni qualvolta facevamo delle kill. Adesso questa modalità, questa diciamo aggiunta, non la troveremo, e addirittura ragazzi, per chi gioca al competitive o chi, a chi piace il torneo, notizia fresca di ieri, è ufficialmente stato disabilitato anche per quel che riguarda i tornei competitivi, quindi non lo troveremo magari anche negli ultimissimi due appuntamenti di solo cash cup o duo cash cup o addirittura nella coppa campioni su console. Non troveremo il siphon, ragazzi, questa è una scelta abbastanza chiara di Epic, non so se sia definitiva, ma diciamo per quel che riguarda questa fine season sarà così. Cosa cambierà ragazzi il discorso del siphon nei tornei? Nei tornei sicuramente troveremo team, a parte i demoni, un pochettino più meno aggressivi, anche nel fraggerare in endgame quando si ha bisogno magari di un refresh dei materiali, sicuramente saranno più oculati o comunque più cauti nel pushare un team o comunque joinare dentro il box per andare a prendere le kill e di conseguenza i materiali, visto che il siphon agevolava questo metodo, questo pushing diciamo. Adesso non ci sarà, quindi anche joinare un avversario non si sa quante volte può convenire, visto che non avremo tra virgolette l'aiuto di recuperare quel poco di vita, specialmente in end quando magari i materiali sono pochi e di conseguenza anche le cure. Vedremo questa novità. Per quel che riguarda invece il salire di punti nelle modalità ranked, ovvero le classificate, allora tutto sta anche da che rango siete. Comunque per la maggior parte dei giocatori che si trova tra oro e platino, il mio consiglio, e non è mio personale ma bensì stato magari analizzato da giocatori molto più blasonati di me, degni di nota, che a meno che non sia una squad diciamo bella solida da infilare, così da infilare almeno 10 kill a partita, non conviene giocare squad, proprio perché è molto punitiva la questione del discorso kill e morte, ovvero se noi tiriamo giù anche solo 3 o 4 kill laddove non arrivassimo in endgame, oppure quelle kill sono state fatte allo start, saremo sotto, andremo a perdere, una cosa un pochettino particolare. Tanti dicono giusto così ragazzi, non si può, era giusto che con le kill venissero premiate, chi campera invece no. Io dico la mia, per me è vero ma anche no, perché comunque per camperare e raggiungere certe posizioni tipo le top 2, le top 3, comunque ci vuole un certo grado di maestria nel ruotare, nel saper muoversi anche nella mappa, e quindi perché non premiare anche questo, le rotation in generale, anche se non siamo magari dei fenomeni di kill, sarebbe importante comunque non andare a perdere punti, perché ragazzi la realtà è che se non si infilano minimo 5 o 6 kill in un match a squadre e non si arriva in fondo, siamo in negativo, ovvero andremo a perdere percentuale per raggiungere i ranghi più alti. Quindi il mio consiglio è: avete una squad comunque solida che sapete che potete fare dalle 5 alle 6 kill, che è il minimo 5-6 kill minimo più l'endgame, ovvero arrivare in fondo alla partita per essere sopra. Si va sopra veramente di poco, perché comunque 5-6 kill non sono tantissimi in squad, si va all'incirca sopra di un 5% circa.
quindi non è tanto, però quantomeno non si droppano punti. La modalità migliore è sicuramente la solo oppure le coppie, ragazzi, perché con queste modalità le kill serviranno sempre, ma non saranno così importanti, cioè non sarà così importante averne magari quasi 10 o comunque più di 5 o 6. Laddove arrivassimo a quei numeri sicuramente faremo molti più punti, ma in solo generalmente o anche in coppia diciamo che basterà all'incirca 3 o 4 kill più un endgame per essere sopra di punti, per andare sopra di punti. Si sa, la modalità solo è quella meno giocata, tra cui la più difficile, perché comunque si sa, è sempre stato così per antonomasia da quando Fortnite è nato, che il solo è la modalità più dura e anche quella più noiosa. Quindi di conseguenza, ragazzi, armatevi di pazienza, cercate di buttarvi in qualche punto magari un poco contestato, giusto da farvi un fight contestato magari da massimo due persone o una, ancora meglio se non siete dei fenomeni. Dopodiché costruitevi il game, arrivate in fondo e cercate di prendere altre kill. In solo basteranno all'incirca dalle 2 alle 3 kill per salire di punti, diciamo di fare circa un 6 o anche poco più, in base alle kill se sono state fatte in end tutte oppure all'inizio partita. Però comunque dalle 2 alle 3 kill più l'end game per salire di punti in solo, mentre per la coppia ne serviranno all'incirca dalle 3 alle 4. E per le squad invece servono non meno di 5-6 kill a partita più l'endgame, ovviamente tutto più l'endgame. Laddove non riuscissimo o comunque arrivassimo in fondo alla partita con meno delle kill dette, probabilmente andremo a perdere, o proprio se saremo fortunati potremo essere giusto in pari, nel senso rimaniamo invariati a livello di punti. Quindi la domanda adesso sorge spontanea: ne vale la pena giocare queste ranked classificate? Il mio pensiero è: per me no, per tante persone magari sì, per divertirsi, ma il discorso è che comunque queste sono ranked classificate molto di prova, molto di in attesa diciamo di test. Epic sta testando per poi farcele trovare pronte nella prossima season, questa è la realtà dei fatti. Quindi sicuramente non troveremo più i poteri, non troveremo magari le macchine, non troveremo magari il cecchino. Ora questa non è una certezza, ma sono cose abbastanza plausibili. Epic diciamo sta testando e sta lasciando tutte queste cose qui per capire quanto scontenta la community, per vedere se ci sono tanti feedback negativi oppure no. Quindi sicuramente andremo a vedere meno roba, non andremo a vedere poteri, macchine, cecchini, ODM di Attack on Titan, che francamente bilanciano poco il gioco. Questo è un dato obiettivo, non è più il mio parere, è poco bilanciato così. Comunque detto questo, ragazzi, cosa fare in alternativa? Quel che vi consiglio io: giocate qualche ranked come ho fatto io, ragazzi, giusto per prendere le mod a fine season e qualche ricompensa di cosmetici se vi importa. Ma se avete tempo, ragazzi, mancano 2 settimane alla fine season, approfittate di questo momento che oramai diciamo il gioco, la season ha dato tutto, gli eventi di Star Wars eccetera eccetera eccetera, approfittate di questo momento morto tra virgolette per chiudervi in creativa e cercare di migliorare, perché le ranked, ragazzi, non vi daranno nulla. Nel senso che i ranghi non vi porteranno nulla, a parte la coppa campioni su console, che avevano già detto che serviva il rango di platino, che verrà giocata oggi o domani, non ricordo. Per il resto i ranghi non servono a nulla, se non per sfoggiare, flexare o comunque dire all'amico: raga, sono in platino 3, voi siete dei bot perché siete argento. Non servono a nulla sostanzialmente. Quindi ragazzi, il mio consiglio è: approfittate di questo periodo per allenarvi tanto, è quello che sto facendo anch'io personalmente. Qualche partita la droppo con qualche amico, tanto per stemperare un pochettino, però sostanzialmente sto cercando di allenarmi in creativa per poi arrivare alle ranked preparato, alle vere ranked, ragazzi, perché le vere ranked, le vere partite classificate le vedremo nella prossima season, sono quelle che conteranno, ragazzi, perché per partecipare anche al torneo più scabroso
ovvero, che ne so, quello per una skin oscena o tutto, servirà un rango in particolare. Ora non è stato già detto quale, però io presumo che servirà, secondo me, il platino 1 o 2. Fermo restando che bisogna capire da che rango si partirà la prossima season. Quindi sostanzialmente le ranked, le classificate rango servirà dalla prossima season per partecipare già ai tornei o comunque per fare una vera e propria scalata, non come questa che è stata un po' buttata così. Tante persone hanno detto che non è piaciuto il fatto di fare una partita. Tra l'altro tanti l'hanno trollazzata, nel senso morendo start, e poi si sono ritrovati platino. Così diciamo è giusto che ci sia veramente una media, non partire tutti comunque, cioè i giocatori comunque più o meno bravi sono tutti partiti da oro, platino, quindi ragazzi non è proprio una vera scalata, non è come magari l'arena, sicuramente va bilanciata anche questa cosa, perché secondo me è anche bello partire magari, non vi dico da bronzo 3, però, cioè da bronzo 1, però almeno un argento magari, proprio per avere poi un grado, una volontà di voler scalare, perché se uno parte già da platino o comunque ha già giocatori forti contro, sì, più o meno del proprio livello o anche di più, secondo me anche questa nuova modalità competitiva viene a noia dopo poco. Quindi ragazzi, niente, ne abbiamo parlato. Secondo me comunque vedo personalmente i margini di miglioramento, secondo me sarà veramente una cosa bella fresca, nuova, apprezzata, purché venga bilanciata la prossima season. Quindi ragazzi, che dire, per me il video oggi finisce qui, ci vediamo al prossimo che ne mette un sacco, tra cui le skin più usate in FNCS, quelle più belle di questa season, che hanno convinto di più, quelle più tryhardine, che veramente ne sono uscite un sacco di belle, devono ancora uscirne, quindi se volete supportarmi ragazzi, vi fanno piacere i contenuti che pubblico, utilizzate il mio codice creatore che è Natsuki1, tutto minuscolo, e iscrivetevi sempre al canale per stare sempre connessi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo, bella a tutti.